Buon salvone, appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove vado in live tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Oggi parliamo di alcune problematiche che possono verificarsi con Football Manager, vediamo anche come risolverle, ma soprattutto vediamo perché si vengono a verificare. Ad esempio, perché si può bloccare il tasto continuo e non si riesce ad andare avanti? Perché si può incappare in un avvio perpetuo dell'applicazione che comunque poi non ci porta mai al menu iniziale del gioco e non possiamo mai avviare il nostro save? Terza e ultima cosa che ho riscontrato è la possibilità di avere un gioco che si avvia ma si vede tutto uno stesso colore, che ne so, tutto viola e non si riesce ad andare avanti. Sono tre problematiche diverse ma tutte e tre connesse allo stesso oggetto, ovvero la gestione mal calibrata di una skin abbastanza pesante da Football Manager 2020. Prima però di entrare nel vivo di questa discussione, voglio ringraziare l'intera community di Football Manager, sia italiana che straniera. Ho avuto modo di discutere con vari utenti, sia di pagine Facebook, sia di forum, sia di ragazzi che mi seguono su quella piattaforma viola. Voglio però ringraziare una persona in particolare, ovvero Gianluca Petrazzuolo, col quale ho avuto modo di discutere più volte, soprattutto in merito alla problematica del tasto continua. Devo dire che comunque una guida completa, che andasse in profondità, che veramente cercasse di far capire perché succedono queste cose, non l'ho trovata ed è per questo che appunto arrivo a farla io con un video. Come vi ho detto però all'inizio del video, tutte queste problematiche sono riassumibili in una gestione sbagliata da parte del gioco di una skin che può essere molto pesante, che va a spostare molte cose e quindi può andare un po' in confusione il software. Partiamo con la prima problematica, ovvero quella di una schermata monocolore. Se dopo aver caricato una skin vedete una schermata monocolore o vedete che c'è qualcosa fuori posto nella normale interfaccia di FM, molto probabilmente è perché avete caricato una skin con una risoluzione non compatibile con il vostro monitor. Quando andate a scaricare una skin dovete informarvi soprattutto, prima di ogni cosa, della compatibilità circa la risoluzione, perché molte persone giocano ad esempio con i portatili e i portatili difficilmente hanno una risoluzione 1920x1080, ovvero il Full HD. Qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo parlato della FM Skin, che viene proposta in tre varianti: la variante standard, appunto, per il Full HD, la versione con risoluzione più bassa a 900 e poi ancora più bassa a 768. Quindi informatevi, prima di ogni cosa, circa la risoluzione delle varie skin. Chiaramente dovete lanciare anche Football Manager alla risoluzione adeguata al vostro monitor. Se non sapete con quale risoluzione state giocando, andate su FM, poi andate su Opzioni, qui vi spostate da Generale in Avanzata, qui dove c'è scritto Più Comuni, cliccate su Tutto, vedete che la prima voce riguarda proprio la modalità e la risoluzione del gioco. Qui c'è scritto Schermo Intero 1920x1080. Anche questo è un problema. Alcune skin non funzionano in modalità finestra, ma solo a schermo intero, quindi mi raccomando, la prima cosa che dovete fare quando scaricate una skin, dovete informarvi sulla modalità finestra schermo intero e sulla risoluzione che è compatibile con quella skin. Quindi la soluzione a questa problematica è davvero molto molto semplice, vi basterà semplicemente mettere una skin diversa, una skin che sia compatibile con il vostro hardware, andando quindi nel menu iniziale di Football Manager su Opzioni e poi qui dove c'è scritto Skin, selezionare una skin diversa e appunto caricare la nuova skin compatibile. Se però non riuscite neanche a visualizzare correttamente il menu iniziale di Football Manager 2020 perché vedete magari delle voci mancanti o vedete tutto uno schermo viola o di altro colore, beh, a quel punto dovete forzare la deselezione di una skin andando a cancellare ben due cartelle ben precise, come vi farò vedere tra poco quando andremo ad analizzare un'altra problematica, ma che in effetti è connessa comunque anche a questa. La seconda problematica che andiamo ad affrontare quest'oggi riguarda il malfunzionamento del tasto continua. Quindi voi magari pigiate sul continua con il mouse ma non succede nulla, il gioco si è bloccato. Volendo potete anche utilizzare il tasto barra spaziatrice della vostra tastiera che ha la stessa funzionalità del tasto continua, ma magari si potrebbe comunque inceppare anche quello e il gioco non andrà avanti. Casualmente succede anche un'altra cosa in questi casi: quando voi spostate il mouse qui accanto alla testolina del singolo giocatore non compare questo piccolo menu che ci fa vedere le qualità dei giocatori. Quando accade ciò bisogna cancellare una o due cartelle di Football Manager, andiamo a vedere quali sono. Per andare però a cancellare questa cartella o queste due cartelle in questione, che sono Cache e Preference, bisogna però prima rendere visibili le cartelle nascoste di Windows, perché ci sta appunto un percorso che di base altrimenti non può essere raggiunto. Come si fa a rendere visibili le cartelle nascoste di Windows? Ci sono varie possibilità. La prima è andare sul pannello di controllo,
puoi andare su aspetto e personalizzazione, qui dove c'è scritto opzioni esplora file, clicchiamo su mostra cartelle e file nascosti. Si apre quindi questo piccolo menu e noi dobbiamo cliccare qui sotto la voce cartelle e file nascosti, dobbiamo cliccare su visualizza cartelle, file e unità nascoste, dopodiché andiamo su applica e poi su ok. A questo punto possiamo andare sul disco C, andiamo su utenti, dopodiché andiamo su il vostro nome utente, che per me è ICNIV, dopodiché andiamo su AppData. Questa era la cartella nascosta che altrimenti non avremmo potuto raggiungere se non avessimo reso visibile appunto questo percorso. Volendo si può anche fare qualcos'altro per rendere visibile questa cartella, ovvero vi basta andare qui su Visualizza e cliccare su Elementi nascosti. Se io ci clicco vedete che compaiono tutte le cartelle nascoste, se io invece riclicco scompaiono un'altra volta. Quindi questa è la seconda modalità per rendere visibili le cartelle nascoste di Windows. E una volta giunti in questo percorso andiamo quindi a cliccare sulla cartella nascosta che abbiamo reso visibile, dopodiché andiamo a cliccare su local, dopodiché dobbiamo cercare la cartella Sport Interactive. Questa è la cartella Sport Interactive, ci clicchiamo dentro, clicchiamo su Football Manager 2020 e qui dobbiamo andare a cancellare la cartella Cache, quindi tasto destro del mouse e poi andiamo su Elimina. Di base basta fare questo. Dopodiché provate ad avviare il gioco, questa è un'operazione che va fatta a gioco spento, provate ad avviare il gioco, se vedete che il tasto continua funziona un'altra volta avete terminato, se invece il tasto continua a non funzionare ritornate un'altra volta qui e cancellate anche la cartella preference. Perché non vi ho consigliato di cancellarla sin dall'inizio la cartella preference? Intanto la cancello. Perché la cartella preference vi riporta il gioco alla condizione iniziale, quindi quando voi aprite il gioco dovete un'altra volta dichiarare la vostra età, dovete un'altra volta togliere i salvataggi automatici se non vi piace utilizzarli, dovete fare una serie di operazioni, molto probabilmente vi viene chiesto anche di ricreare il profilo allenatore. Ovviamente non vi vengono cancellati i salvataggi, questa operazione non ha effetto su ciò che è in documenti, Sport Interactive, quindi graphics, face pack e compagnia bella, quello rimane tutto tranquillo e sereno al posto suo. Quello che semplicemente accade è che è come se avviasse per la prima volta Football Manager. Vi faccio vedere. E come potete notare, all'avvio del gioco mi viene chiesto un'altra volta di accettare i termini del software, mi viene chiesto anche di selezionare mese e anno di nascita per andare avanti con il normale utilizzo del gioco. Mi viene anche chiesto di controllare i driver e mi viene chiesto anche di ricreare un profilo base per l'allenatore. Ricreiamolo. Tra l'altro, come potete notare, anche a livello grafico siamo ritornati ad avere la skin di base del gioco, mentre in precedenza avevamo una skin diversa. Non è stata però cancellata la skin, semplicemente è come se fosse stata deselezionata. Infatti noi possiamo comunque ricaricarla andando su opzioni e poi qui su skin andare a mettere una skin appunto diversa, che non è stata, come vedete, cancellata, è rimasta nella cartella delle skin, però appunto è stata tolta, non caricata di base dal gioco. Al momento non voglio fare altro, voglio farvi notare però che se andiamo su opzioni e andiamo su più comuni, vedete che di base è ritornato il salvataggio ogni settimana su tre file, che io ad esempio tolgo perché non mi interessa, dopodiché chiaramente devo però fare conferma, altrimenti non si conferma il cambiamento. Potete anche notare tra l'altro che se andate su interfaccia dovete un'altra volta andare a deselezionare la casellina dell'USA Cache per ridurre i tempi di caricamento e un'altra volta dovete ricaricare la skin quando si confermano le modifiche, altrimenti non si ricarica non solo la skin correttamente ma anche il face pack, perché potrebbe anche essere stato tolto il face pack. Dovete appunto ricaricare tutto correttamente andando su conferma. E una volta fatto ciò potete andare a caricare il vostro save e vedere se si è risolto il problema del tasto continua. Se non si è risolto neanche in questo caso, ma è difficile perché nel 99% dei casi si risolve tutto così, dovete andare a quella che ho definito nella barra temporale di YouTube l'ultima spiaggia, che è appunto una soluzione molto più aggressiva di questa. Se la problematica si risolve ma poi si ripresenta dopo un po', ovvero il tasto continua ritorna a non funzionare, è evidente che dovete cambiare skin, non potete ogni volta andare a cancellare quelle due cartelle perché c'è un problema evidentemente sistematico. La skin che
crea questo problema, lo fa soprattutto però quando si inizia un nuovo save. Vi siete mai chiesti perché? Perché le skin vengono tarate per il gioco di base, ma non vengono tarate benissimo, non vengono testate benissimo per i mini tutorial che si fanno a inizio save. Quei mini tutorial sono il problema del tasto continua. Spesso e volentieri le skin sono magari testate per tutto tranne per quei mini tutorial iniziali, ed è per questo che la problematica del tasto continua avviene soprattutto quando si inizia un nuovo save. Fateci caso, magari in alcuni save avete il problema del tasto continua, ma in altri più vecchi no, anche se utilizzate la stessa skin, perché la skin che state utilizzando per il nuovo save appunto non è testata per quei mini tutorial. Questa era la soluzione alla problematica del tasto continua, ma non è finita qui. Magari vi sarete resi conto che quando andate a cambiare una nuova skin, alle volte il gioco crasha. Ecco, quando il gioco crasha succede anche quest'altra cosa, compare la cartella Crash Dumps. Questa cartella va assolutamente cancellata, quindi andate col tasto destro del mouse e andate su elimina. Ripeto, questa cartella si viene a creare solamente quando provate a cambiare skin, e però il gioco la carica male e quindi va cancellata questa cartella. Mi raccomando però, per evitare che il gioco crashi, quando voi andate a cambiare skin dovete sempre andare a cliccare qui dove c'è scritto reset e mettere svuota cache, e dopodiché dovete andare su conferma. Se non fate questo è normale che ogni tanto il gioco possa crashare. Purtroppo però è anche vero che questa funzione dello svuotare la cache non sempre funziona benissimo, perché il gioco anche qua non è stato programmato benissimo. Quindi cosa dovete fare dopo aver fatto questa operazione? Dovete andare a cancellare la cache come vi ho fatto vedere in precedenza, perché svuotare la cache non fa altro che svuotare quella cartella che vi ho fatto cancellare nella parte iniziale del video. Quindi vi raccomando, quando cambiate skin andate sempre a svuotare la cache e poi andate, mi raccomando, su conferma, ma fatelo anche manualmente, non si sa mai, perché il gioco non sempre lo fa benissimo. Ovviamente do per scontato che voi abbiate comunque controllato anche i driver grafici. Ovviamente quando ci sta un crash di gioco potrebbe il tutto essere causato anche da driver obsoleti, quindi mi raccomando, se avete una scheda grafica AMD, Nvidia o Intel, se utilizzate soprattutto quella integrata, andate sui rispettivi siti. Questo è il sito di AMD, questo è il sito di Intel, magari vi lascio anche in descrizione, questo è il sito di Nvidia dove appunto potete selezionare il vostro modello specifico e scaricare gli ultimi driver. Dovete anche aver aggiornato il NET Framework, vi lascio anche questo link, e anche chiaramente le DirectX, quindi vi lascerò tutti questi link a disposizione. Controllate quindi di avere sempre gli ultimi driver aggiornati, sia per quanto riguarda la vostra grafica, e quindi i primi tre siti riguardano solo la grafica, e poi ovviamente anche il NET Framework e le DirectX. Questo è fondamentale, altrimenti appunto i crash potrebbero essere causati anche da driver obsoleti. E ovviamente, come per le precedenti situazioni, se avete notato che i crash di gioco si sono verificati dopo aver messo una particolare skin, togliete quella particolare skin, perché quella potrebbe anche da sola creare qualche crash di gioco. Questa era la soluzione e la spiegazione della problematica riguardante il tasto continuo. Passiamo al problema successivo, ovvero quando voi provate ad avviare Football Manager, ma in questo menu non ci arrivate mai perché l'avvio del gioco è continuo e perpetuo. Ci sono quei due cerchietti concentrici che girano, ma qui non ci si arriva mai. Come facciamo a risolvere questo problema? Anche questa problematica è connessa alla gestione sbagliata di una skin da parte di Football Manager 2020. Più smanettoni magari avranno notato che andando in documenti, Sport Interactive, Football Manager 2020, le cartelle qui presenti non sono tutte presenti sin dal primo avvio. Alcune vanno create manualmente, altre si vanno a creare quando si attivano determinate funzioni. Ad esempio, per mettere il face pack bisogna creare la cartella graphics e poi si può appunto aggiungere il face pack, i kit, i logos e compagnia bella. Altre volte le cartelle vengono automaticamente create dal gioco quando magari si creano dei filtri particolari, per esempio per, che ne so, il regista avanzato. Uno magari vuole cercare un regista avanzato con determinate caratteristiche in tecnica, passaggio e compagnia, si fa un preset e appunto nel momento in cui crea quel preset si va a creare automaticamente questa cartella che si chiama appunto filters. Oppure ad esempio si va a creare questa cartella tactical styles nel momento in cui voi andate a creare uno stile tattico ben preciso. C'è il Kick and Press, c'è il Tiki Taka, ma volendo potete creare anche il vostro stile di gioco. Io mi sono creato ad esempio lo stile tattico Lucullus e quindi quando vado a creare uno stile tattico compare questa cartella tactical styles. Perché vi sto parlando di questo? Perché quando voi andate a creare queste cartelle attraverso il gioco e
state utilizzando una skin molto pesante, una skin che va a ridistribuire un po' le varie schermate destra e sinistra, una skin che appunto è molto particolare e mette a disposizione molte funzioni, spesso va a gestire male la creazione di queste cartelle e questo crea chiaramente un problema di conflitto con il gioco. Ma il problema è che lì per lì voi non capite che il tutto è dovuto alla gestione sbagliata della skin riguardo alla creazione di queste cartelle, perché quando la cartella si va a creare, in realtà il gioco continua a funzionare. Voi lo spegnete, poi provate a avviarlo un'altra volta e lì vi trovate di fronte appunto a quel caricamento continuo. Come potete fare a quel punto? Dovete sicuramente avviare la gestione delle attività, dovete forzare la chiusura di Football Manager 2020, dopodiché dovete andare a capire qual è la cartella tra queste che vi ha creato dei problemi. Come fate a capire qual è? Beh, l'unico modo è andare a toglierle uno ad una e provare ad avviare il gioco. Ad un certo punto, dopo l'ennesima volta che andrete a togliere una cartella ben precisa, il gioco si avvierà nuovamente senza problemi. Misteri di Football Manager. A quel punto rimetterete tutte le altre cartelle che non vi creano problemi e dovrete rinunciare a quella cartella che invece vi crea problemi, a meno che quella cartella per voi non è talmente importante, e allora in quel caso vi consiglio di cambiare prima la skin, metterne un'altra e poi rimettere dentro quella cartella che vi aveva creato dei problemi e sperare che il gioco si avvierà anche con l'inserimento di quella cartella, ma con una skin totalmente diversa. Finora abbiamo visto delle problematiche specifiche di Football Manager, abbiamo provato a cercare delle soluzioni specifiche per queste problematiche e abbiamo spiegato anche perché queste problematiche si vengono a verificare, cosa appunto le innesca. Però voi potreste incappare in qualche problema completamente diverso da quei tre che vi ho menzionato, così come potreste aver non risolto lo stesso quelle tre problematiche nonostante vi abbia dato le soluzioni che di solito si utilizzano per quelle problematiche. In questo caso possiamo sfruttare altre due soluzioni che sono però generali, quindi non riguardano per forza i problemi di Football Manager, né tantomeno riguardano per forza il gioco Football Manager, ma possono essere utilizzate come espedienti per qualsiasi gioco di Steam. La prima è molto semplice e molto soft, basta andare su un gioco qualsiasi, in questo caso però stiamo parlando di Football Manager, e andiamo su Proprietà. Dopodiché si apre questo menu, noi andiamo su file locali e poi andiamo su verifica integrità dei file di gioco. A questo punto Steam fa un controllo di quello che voi avete installato nella cartella di Football Manager e se ci sta qualcosa da aggiungere l'aggiunge, se ci sta qualcosa da togliere la toglie. Attenzione! Vi riporta in pratica alla condizione standard del gioco, il che vuol dire che se voi avete installato ad esempio NoFake, questo vi verrà tolto. E lo dovrete appunto rimettere. Però se magari si è corrotto qualche file che vi ha creato qualche problematica del gioco, in questo caso voi dovreste risolvere. La seconda soluzione generalista è molto più drastica. Si tratta di andare nella libreria di Steam, cliccare col tasto destro in corrispondenza di Football Manager e poi andare su Gestisci, quindi disinstalla. In questo modo voi andrete a disinstallare il gioco. Attenzione perché poi non ci sarà per forza bisogno di reinstallarlo se la prima volta che l'avrete installato avrete messo da parte la cartella di Football Manager. Capirete di cosa sto parlando. Comunque, una volta disinstallato il gioco dovrete anche andare a cancellare tutte quelle cose che magari potrebbero essere rimaste all'interno del disco fisso. Come si fa a controllare se è rimasto qualcos'altro da cancellare manualmente? Andiamo dove normalmente viene installato Football Manager su Steam. Quindi andiamo su disco C. Ovviamente do per scontato che voi abbiate installato Steam sul disco C. Se l'avete installato su altri dischi, andate su altri dischi. Dopodiché andiamo su programmi x86, poi andiamo su Steam, poi andiamo su Steam Apps. Dopodiché andiamo su Common, qui è praticamente il luogo dove vengono installati tutti i vostri giochi della libreria di Steam. Come potete notare qua c'è la cartella di Football Manager 2020, quindi vuol dire che Football Manager 2020 in realtà non è stato disinstallato in maniera corretta perché è rimasto ancora un sacco di roba in questa cartella, quindi mi toccherà andare a disinstallare manualmente Football Manager 2020 andando col tasto destro del mouse e poi andando su Elimina. In questo modo andrò effettivamente a disinstallare Football Manager 2020 in maniera completa, cancellando manualmente tutto quello che era comunque rimasto in quella cartella perché eventualmente io avevo aggiunto cose. E una volta completata la procedura di cancellazione manuale di tutti quei residui che erano rimasti nella cartella di Football Manager 2020, potrete finalmente riscaricare il gioco. A quel punto avrete la versione chiaramente standard del gioco
che sarà priva di qualsiasi problematica. Come vi ho detto però poc'anzi, non serve ogni volta andare a riscaricare il gioco se la prima volta che voi l'avete scaricato da Steam vi siete messi da parte la cartella di Football Manager 2020. Cerchiamo di capirci. Qui su programmi Steam, Steam Apps e Common trovate la cartella dei vari giochi. Se io la cartella di Football Manager 2019, prima di disinstallarlo, la copio e la metto da parte, poi quando voglio andare a reinstallare nuovamente Football Manager 2019 mi basta semplicemente riprendere quella cartella di Football Manager 2019 e rimetterla un'altra volta qui in programmi Steam, Steam Apps e Common, e a quel punto non viene reinstallato un'altra volta il gioco da zero, ma quando voi andate a fare download su Steam semplicemente vi verrà creato solo il collegamento e il materiale non dovrà essere riscaricato perché ce l'avete rimesso un'altra volta. Vi faccio capire benissimo andando a prendere effettivamente la cartella di FM che io me l'ho messo da parte prima di disinstallare e rimettendola un'altra volta su Steam, Steam Apps e Common. Vi faccio notare che effettivamente Football Manager 2020 non è installato, vedete che la scritta è in grigio, quindi vuol dire che non è installato. Bene, vado a prendermi la cartella di Football Manager 2020, ovvero quella appunto dove era stato installato il gioco su C, vi faccio vedere che è proprio quella, vedete c'è scritto data, ci sono le varie API, quindi prendo questa cartella, faccio copia. Dopodiché vado su al solito disco fisso C, programmi, x86, Steam, Steam Apps e Common, faccio tasto destro del mouse, incolla, a quel punto attendo che i giga che avrei dovuto scaricare verranno effettivamente incollati in questa porzione del disco fisso, e andiamo adesso a fare la normale operazione di download di Football Manager, ma vi faccio vedere che sarà veramente velocissima perché non verrà riscaricato l'intero gioco. Andiamo su installazione, qui ci dice guarda che sono 5,49 GB, ci metterai 19 ore. Andiamo su avanti, vado su accetto, andiamo su download, guardate cosa succederà adesso, guardate come sta correndo la barretta. E guardate i dati scaricati, zero, lui sta semplicemente riconfigurando i collegamenti, non sta scaricando assolutamente nulla, vedete 0 byte su 0 sono stati scaricati e adesso è già completato il tutto, non ho tenuto nulla di questo video, avete visto? Nessun secondo, vado su gioca e adesso si sta chiaramente preparando l'avvio del gioco, vedete non ho dovuto scaricare nulla perché ho preso appunto il file di Football Manager 2020 che avevo scaricato la prima volta e l'ho semplicemente riportato su Steam, Steam Apps, Common e compagnia bella. Sono andato su download e invece di farmi il download appunto ha ricreato semplicemente i collegamenti. Vi invito a fare questo se sapete che spesso di un gioco lo andrete a modificare, a moddare e se qualcosa appunto va storto poi siete costretti a riscaricarlo. In questo modo potete farlo non solo con Football Manager 2020 ma con qualsiasi altro gioco, quindi non c'è bisogno di riscaricarli ma di metterli da parte e rimetterli poi chiaramente sempre sul disco C. Tenete presente che se nel frattempo dalla prima volta che l'avete scaricato ci sono state delle patch di aggiornamento, chiaramente quelle sì dovranno essere riscaricate. Non ci sarebbe bisogno di spiegarlo ma è meglio dirlo. È ovvio che se voi state disinstallando il gioco perché nessuna delle soluzioni che vi ho proposto vi è servita e poi lo volete reinstallare, non è che mi mettete da parte il gioco con il problema e me lo rimettete un'altra volta poi come cartella in C, Steam, Steam Apps e Common. Cioè là mi dovete mettere la versione del gioco che non aveva mai avuto un problema, se no è inutile disinstallarlo e reinstallarlo. Io vi ho fatto un discorso di installazione veloce in generale, quindi se avete un problema con la versione attuale del gioco e non avete messo da parte la versione priva di problematiche dovete disinstallare e riscaricarlo da zero in quel caso, e questo mi sembra ovvio ma è meglio ripeterlo. Quando andate a disinstallare e reinstallare il gioco ovviamente non perdete i salvataggi né tantomeno i vari kit, face pack e tutte le componenti mod che avete messo in documenti, perché quello che ha effetto con la disinstallazione è solamente una cancellazione dei file che si trovano sul disco C all'interno della cartella Steam dove appunto viene installato il gioco, non in documenti. Vi faccio vedere che andando in documenti, Sport Interactive, Football Manager 2020 è rimasto tutto come prima, io non ho perso chiaramente i save, vedete sono tutti qua i miei save, non li ho assolutamente persi perché la disinstallazione ha effetto solamente sul disco C nella cartella di Steam dove appunto è installato il gioco, non su documenti, quindi potete tranquillamente disinstallare il gioco, reinstallarlo, non perdete assolutamente le skin che avete scaricato, non perdete i save che avete appunto creato, non perdete nemmeno i facepack e i kit che avete scaricato in precedenza.
Quest'oggi abbiamo analizzato le problematiche più comuni che si possono riscontrare su Football Manager 2020, ovvero il malfunzionamento del tasto continua, l'avvio perpetuo del gioco, la schermata monocolore, la formazione della cartella Crash Dumps. Abbiamo dato anche qualche soluzione per eventualmente risolvere questi problemi. Abbiamo anche visto che se proprio bisogna reinstallare il gioco dopo averlo disinstallato, si può evitare di riscaricarlo effettivamente da capo se la prima volta che lo si è scaricato si è messo da parte la cartella. Spero che questo video possa essere d'aiuto a chi riscontra o ha riscontrato queste problematiche. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se ci sta addirittura qualcos'altro che avete riscontrato nelle vostre carriere, nelle vostre esperienze con Football Manager 2020. Non mi resta altro da fare che salutarvi, ci vediamo al prossimo video di FM20. Buon salvone!